Allora, la giornata di oggi è stata importante per Soveria Mannelli, ma non solo per Soveria Mannelli, ma naturalmente per tutta la Calabria, visto che si è parlato di borghi, di cultura, di Mediterraneo, bellezza e di turismo sostenibile. Io, dato che sono stato della materia, insomma, come sovrintendente ai monumenti della Calabria per diversi anni e quindi ho dato il mio contributo riguardo a questa, diciamo, a questo dibattito e mi sono reso conto effettivamente anche con gli altri relatori che è importante scambiarsi le idee ogni tanto. Quello che balza agli occhi effettivamente è che la Calabria ha grandi potenzialità, però ci sono ancora molti lati negativi. Molti lati negativi, per esempio, abbiamo visto che le coste, a parte il mare, diciamo, il disordine urbanistico, eccetera, il disordine dell'edilizia, però anche i servizi vengono, diciamo, a decadere, perché quando non c'è un ordine urbanistico, di conseguenza c'è anche un disordine dal punto di vista dei servizi. Poi ci sono i borghi interni sono rispetto alle coste che sono state completamente, diciamo, massacrate. Oggi invece, insomma, si cerca di recuperare un po' tutto quello che è stato, diciamo, indifferente negli anni passati. Quindi si cerca di dare momenti di sviluppo e di splendore almeno su determinati ambiti territoriali. Per la parte interna, diciamo, stavo dicendo che ci sono state, diciamo, delle caratteristiche che si sono mantenute negli anni. Diciamo, l'edilizia si è mantenuta più integra, quindi con centri storici di rilevante interesse, tipo Gerace, tipo Santa Severina, tipo Stilo, tipo Murano, tipo Altomonte e tanti altri borghi della Calabria. E io quindi inviterei a visitare questi posti e cercare di fare turismo più consapevole, cioè con uno sguardo allo spirito, con uno sguardo alla bellezza e non tanto al consumo. Grazie.